giusta ha aiutato il governo a governare, a gestire la crisi. Non è vero. Se così fosse, se lo stato di emergenza avesse funzionato e le cose fossero andate bene, a cosa si dovrebbero imputare quei 10 chilometri di code che abbiamo visto davanti ai pronto soccorso con una medicina d'urgenza ridotta ormai all'ombra di se stessa? 8-9 ore di code per fare tamponi, tamponi che alla fine è impossibile fare privatamente nelle case, quando le persone magari a seguito dello sciagurato tracciamento, purtroppo l'app Immuni non ha funzionato, ce lo dobbiamo dire, un altro investimento sbagliato, un investimento sbagliato sulla app, un mancato investimento sui tracciatori che non sono mai esistiti. Ecco, se qualcuno sciaguratamente incappa in un tracciamento dell'app Immuni, è costretto a rimanere chiuso in casa, in libertà vigilata a tempo indeterminato perché non riesce a fare un tampone privatamente. Questo è il modo in cui lo stato di emergenza lei ritiene abbia funzionato? Lei ci ha detto a luglio che aveva bisogno di leggi speciali per governare l'Italia. Manco quelle sono servite. Signor Presidente, non è riuscito a governare la situazione. Per quale motivo? La prego, non faccia gestacci. Non è urbano da parte sua fare gestacci in Parlamento. Mi ascolti con attenzione, non faccia gesti. Già lo ha fatto una volta e l'ho lasciato passare. Questa volta, matita rossa blu. Però, signor Presidente, ancora, la sanità è veramente la pietra d'inciampo, non di questo governo, ma degli italiani, di tutti quelli che stanno affrontando una seconda ondata che eravamo perfettamente consapevoli sarebbe arrivata. Lo sapevate anche voi. Noi ve lo stiamo dicendo da aprile. Vi abbiamo proposto di aprire ospedali Covid ogni 500.000 abitanti, vi abbiamo dato dei suggerimenti molto concreti, vi abbiamo dato della carta, dei documenti. Non so dove lei li abbia messi, non so se li abbia mai letti. Vi avevamo detto che sarebbe stato pericoloso combinare l'emergenza Covid con l'emergenza influenzale ordinaria. Dove sono i vaccini antinfluenzali? Le sembra compatibile con uno stato di emergenza che ha funzionato quella coda di persone anziane che noi vediamo alla ricerca disperata di vaccini antinfluenzali che non ci sono? Guardi, io le sto parlando molto pacatamente, sono molto più pacata della sua maggioranza, che le ha lanciato dei segnali molto forti, anzi, se mi posso permettere. Anziché lanciarvi messaggi in aula, scrivervi lunghe lettere sui giornali, telefonatevi, telefonateci, noi ci siamo, siamo sempre disponibili alla collaborazione, l'importante è che ci ascoltiate, l'importante è che ci ascoltiate. Abbiamo parlato di scuola, quante volte, colleghi, voi mi siete testimoni, quante volte tutti noi di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d'Italia, vi abbiamo parlato di scuola, vi abbiamo pregato di affrontare il tema scuola in maniera professionale. Non dico altro, troppe cose abbiamo detto, tante altre cose vi diremo. Un'unica immagine. In questi giorni voi state consegnando i famigerati, famosi, costosissimi banchi a rotelle nelle scuole chiuse. Non c'era modo di impiegare diversamente questi soldi? Magari per rimpolpare quelle piante organiche di medici, OSS, infermieri, che adesso state chiamando, non a giugno, luglio, agosto, settembre, adesso li state chiamando, adesso state facendo i concorsi per le terapie intensive. E questo lei lo chiama stato di emergenza? Mi perdoni, glielo dico molto laicamente, ma io non sono d'accordo su questa gestione. Ve lo abbiamo detto in ogni modo possibile. Lei non lo sa oggi dalle mie parole. Lei lo sa da tutte le cose che abbiamo continuato a dirle in questi 7 mesi. E noi come opposizione responsabile, tutti noi come opposizione responsabile, abbiamo il dovere di ricordarglielo. E le ripeto, lei come governo ha il dovere di renderci conto di questi ritardi. Perché non sono state fatte queste cose? Perché? Che cosa si aspettava a fare le terapie intensive? Si sapeva che ci sarebbe stata la seconda ondata e ora anche la terza, ma non mi voglio ripetere. Lei sicuramente lo sente il rumore della piazza, non della piazza cattiva, della piazza dei contestatori professionali, dei disturbatori, no, la piazza della gente che ha paura di chiudere per non riaprire mai più, la piazza degli esercizi commerciali, quelli che hanno fatto tutto in regola, che hanno speso soldi fino a 25.000 euro. Pensi, il 51% degli esercizi commerciali ha speso fino a 25.000 euro e i restanti oltre per mettersi in sicurezza, sperando in un credito d'imposta del 65%, il famoso bonus, che per mancanza di fondi si è ridotto al 15% del 60%, cioè al 9%, ulteriore presa in giro.
Avevate detto che il MES non lo prendevate perché avevate i soldi, perché non li mettete su questi bonus? Non si può chiedere alle persone di mettersi in regola, queste persone lo fanno, fanno tutto come Dio comanda e poi dite loro come premio partita, chiudete. È ovvio che si sentano traditi, è ovvio che siano in piazza. Loro hanno ragione, anche perché il problema è stato affrontato dalla coda. Quando noi le abbiamo chiesto, lei lo sa, ci ha gentilmente consultato 10 minuti prima di emanare il DPCM, però, signor Presidente, anche qui glielo dico con affetto, se per caso lei ci chiama 5 minuti prima per dire che chiude l'Italia, noi le riappendiamo il telefono. Questa volta basta. Allora, il DPCM, signor Presidente, prende il problema dalla coda. Perché non avete deflazionato il trasporto pubblico locale? Gliel'ha detto il suo coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, quello che lei invoca ed evoca sempre, il professor Miozzo, dice è da aprile che io dico al Presidente del Consiglio che deve fare una stretta sui trasporti. Ed è evidente che quello su cui si deve agire non è il commerciante virtuoso che si è messo in regola, ma il mezzo di trasporto dove ci si contagia, perché ci sono sardine strette tra di loro, anche se mascherate, che si trasferiscono il virus, e questo vale per gli autobus, le metropolitane, le corriere, gli aerei, dove non c'è il distanziamento. Ce n'è molto meno che nei teatri, nei cinema, anzi le dirò, in 10 cinema di Roma a ottobre, secondo me c'erano meno persone nelle sale cinematografiche che in un autobus strapieno nell'ora di punta. Quindi, signor Presidente, la prego, non è troppo tardi, però non facciamo più demagogia sulla pelle degli italiani. Quelli che la stanno chiamando dalla piazza, quei contestatori che il Ministro dell'Interno ha chiamato autonomi, e vorrei che fosse chiaro che sono autonomi inteso come partite IVA, non come autonomi contestatori. Partite IVA, non garantiti, perché il Covid non è una livella. Ha diviso il mondo tra garantiti, che prendono comunque lo stipendio, la pensione, la cassa integrazione, e partite IVA, autonomi, professionisti, commercianti, mi scusi Presidente, finisco subito, ho ancora un minuto, che non prendono niente, che non prendono niente. Quei signori, sa perché sono in piazza? Perché dentro di loro, nella loro protesta, ci sono anni e anni e anni di sacrifici, di spese, di bollette, di mutui, di burocrazia inutile, di tasse comunali, provinciali, regionali, statali, con delle sigle impronunciabili e urticanti. E oltre a tutto questo, adesso devono chiudere. Noi non le chiediamo provvedimenti folli, non le chiediamo l'incoscienza, noi le chiediamo la coerenza. Noi le chiediamo prima di tutto di collaborare, ma collaborare veramente. Lo ha detto il capogruppo del Partito Democratico. Per noi, ripeto, collaborare vuol dire fare le cose insieme, non avere regalini o strapuntini, vuol dire condividere il contenuto di provvedimenti, vuol dire fare come secondo noi le cose vanno fatte per fare in modo che il nostro Paese affronti questa pandemia con delle armi migliori e non con le armi spuntate che in questo momento sono state proposte. Signor Presidente del Consiglio, noi ci siamo dati, e chiudo veramente, un appuntamento qui la settimana scorsa. Io lo sapevo che lei sarebbe tornato. Io lo sapevo che lei il fine settimana avrebbe annunciato, ovviamente in TV, perché lei va prima in diretta Facebook, poi qui viene in replica, no? Tra Marzullo e il Consorzio Nettuno. Allora, va bene, però signor Presidente, la prego, gli stop and go stanno ammazzando il Paese. Lo ha detto il Presidente Berlusconi tempo fa. Noi non possiamo sopravvivere al Covid, ma morire di fame. Noi tutti dell'opposizione lo impediremo in ogni modo possibile. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.